ma soprattutto se noi andiamo a fare una verifica sul numero di articoli rapportato alla spesa, nonché al numero di citazioni rapportato alla spesa, singolarmente ma non tanto, l'Italia secondo te è primi posti. Quindi abbiamo un dato, diciamo così, abbastanza significativo. L'Italia spende molto poco in investimenti per ricerca, sviluppo e innovazione. In realtà, se facciamo un rapporto in riferimento sia al numero di articoli rapportato alla spesa, di quanto noi concretamente spendiamo, e al numero di citazioni rapportato alla spesa, noi ci collochiamo al terzo posto fra i paesi più sviluppati a livello internazionale. Se poi, questo è il lucido immediatamente successivo, noi ci rapportiamo agli articoli per ricercatore e alle citazioni per ricercatore, l'Italia è al primo posto. Andando ancora avanti, se invece facciamo una verifica sulle pubblicazioni nella letteratura scientifica internazionale, l'Italia si colloca al penultimo posto. Questo incide dalla scarsità di investimenti nella ricerca scientifica e dalla esiguità del numero dei ricercatori rispetto evidentemente alle altre nazioni. E se facciamo un riferimento in concreto alla classificazione fra le differenti nazioni internazionali per quanto riguarda la collocazione del nostro paese fra gli innovatori, che è questo lucido immediatamente successivo, noi ci collochiamo in una posizione, diciamo, intermedia. Non è questo, in realtà non è questo il lucido che sto adesso commentando, ma è quello immediatamente precedente, e sostanzialmente noi ci collochiamo in una posizione intermedia perché questo dipende da una pluralità di fattori, da un chiaro programma di politica economica che punti sulla ricerca e sull'innovazione, per dirla con molta franchezza, è dal 2000-2001 che l'Italia non investe in ricerca, e che c'è, ed è dal 2000-2001 che il nostro paese denota una sostanziale stagnazione nella produttività. È evidente che se si investe poco nella ricerca anche la produttività non cresce, ed è anche abbastanza evidente che entriamo in una fase di stagnazione anche dal punto di vista economico. Un altro fattore che incide su questo elemento è rappresentato dalla frammentazione del sistema istituzionale di finanziamento, dalla mancanza di adeguati strumenti fiscali per sostenere gli investimenti in ricerca, da una forte presenza di piccole e piccole e medie imprese che condiziona negativamente la quota di investimenti complessivi in ricerca e innovazione da parte del settore privato. E tutti questi fattori ovviamente incidono negativamente sulla collocazione del nostro paese. Se poi andiamo a fare una ulteriore verifica per quanto riguarda la percentuale della spesa complessiva nazionale, suddividendola fra i grandi aggregati, cioè fra il nord-ovest, il nord-est, il centro e il sud, diciamo che gli investimenti della spesa complessiva nazionale in ricerca e innovazione rappresentano il 16% del totale. Quindi è una percentuale estremamente bassa. In tutto questo la novità è rappresentata dal prossimo programma di Horizon 2020 Italia e da quelle che sono state le quattro linee di intervento specificate in Horizon Italia 2020, che è quello di favorire l'incontro fra domanda di ricerca e di innovazione spesa dei cittadini, elaborare un metodo di programmazione che possa incrementare l'efficacia e l'efficienza degli investimenti su ricerca e innovazione, aumentare l'attrattività del sistema per una maggiore mobilità dei ricercatori in entrata e in uscita e intercettare quote crescenti di risorse europee. Ma su questo condivido in pieno quanto diceva prima l'assessore regionale al bilancio, è verissimo che sto
l'assessore regionale per cercare di recuperare ovviamente i crediti, ma capisco che non è un problema personale dell'attuale assessore regionale al bilancio. In effetti, per il patto di stabilità io ho un certo numero X di milioni per i quali auspico il pagamento da parte della Regione. La Regione mi avrebbe anche i soldi, ma non li può completamente pagare. Questa è una delle molte peculiarità del sistema italiano. Dicevo, tornando quindi al progetto Horizon 2020, sostanzialmente, qui mi avvio anche alle conclusioni, occorre puntare verso che cosa? Occorre puntare verso un governo unico trasversale in cui scuole, università, istituzioni democratiche di governo, sistemi di ricerca e innovazione privata, sistemi di ricerca e innovazione pubblici possano svolgere tutti un ruolo fortemente sinergico, partendo anche dal presupposto che sia necessario aumentare gli investimenti in ricerca, istruzione, scienza, con una forte interazione fra differenti autorità statali e locali per aumentare la partecipazione, l'inclusione e l'uguaglianza nell'istruzione. Qui però vorrei fare, e sono arrivato alle conclusioni, tre piccole osservazioni. La prima, riprendo quanto diceva in precedenza il Presidente della Camera di Commercio a proposito dei trasporti aerei e dell'aeroporto, che ovviamente non possono condividere in toto, ma se vogliamo dirla fino in fondo, ci dovremmo porre anche un ulteriore problema di trasporti to court. Cioè qua c'è un problema di infrastrutture. Diciamo, l'ultimo treno che parte da Roma per la Regione Puglia parte alle ore 18. Non so se siamo nel 2014 oppure no, ma questo è l'ultimo treno che parte da Roma come collegamento per la Puglia alle ore 18 del pomeriggio. Quello è l'ultimo collegamento rapido che esista su ferrovia. Oppure vogliamo parlare del collegamento, per esempio, fra Adriatico e Tirreno, per esempio fra Bari, Foggia, Napoli? Ma non è che se ne parli da pochi anni, sono moltissimi anni. Ci sono delle singolarità sostanzialmente nel nostro paese che, devo dire la verità, sono veramente delle autentiche singolarità. E la rete di trasporti, la rete delle infrastrutture, ma qui potrei aggiungere molte altre tipologie di infrastrutture, non può non condizionare negativamente lo sviluppo evidentemente dei trasporti e lo sviluppo della ricerca. Una seconda accentuazione che vorrei fare è molto semplice ed è riferita sostanzialmente ai finanziamenti al sistema universitario. Ora, come è noto, dal 2009 ad oggi c'è stato un taglio di 1 miliardo di euro per quanto riguarda i trasferimenti statali a favore del sistema universitario nazionale. Ovviamente il taglio nei trasferimenti statali influisce in misura inversamente proporzionale rispetto ai livelli di reddito. Ovviamente questo influirà molto di più nell'Italia meridionale rispetto all'Italia centrale o settentrionale, per un motivo banalissimo, perché se noi facciamo una disaggregazione fra quanto si spende in ricerca e innovazione fra il sistema delle imprese, il sistema universitario e gli enti non profit, ovviamente il massimo di investimenti effettuati a livello nazionale effettuato all'interno del sistema delle imprese, l'università al secondo posto e poi gli enti non profit. Ma se noi ci andiamo a collocare nell'Italia meridionale, la graduatoria è ben differente. Gli investimenti effettuati nell'università è al primo posto, poi negli enti non profit e poi nel sistema delle imprese. Questo che cosa sta a significare? Che quando si operano dei tagli nel sistema universitario, evidentemente incidono in misura nettamente maggiore proprio laddove c'è una maggiore debolezza. E devo dire la verità, ma questo è il terzo esempio che riguarda anche il sistema universitario, noi analogamente abbiamo avuto un problema analogo per quanto concerne per esempio il decreto relativo al turnover. Come è noto, qui veramente concludo, tutte le pubbliche amministrazioni sono caratterizzate dal turnover. Il turnover che consente a tutte le pubbliche amministrazioni di poter rimpiazzare percentualmente il personale.
E in questo caso, quest'anno, meglio il 2013, il turnover era fissato al 20%, e concretamente sulla base di un solo indicatore, cioè la minore contribuzione studentesca, questo turnover per esempio l'Università di Foggia, ma dati analoghi riguardano anche Politecnico di Bari, l'Università di Bari e così via, si è ridotto al 6,84%, il che significa che quattro università del nord hanno introitato più del 50% delle risorse totali, o per dire in altri termini, il decreto ministeriale è stato una specie di Robin Hood al contrario, nel senso che sono state prelevate delle risorse finanziarie dal sud per darle sostanzialmente al nord. E ripeto, tutto dipende da un solo indicatore, la bassa contribuzione studentesca. Qui concludo citando un dato meramente statistico, che nell'Italia meridionale, o meglio, scusatemi, nella Lombardia, il reddito medio pro capite della Lombardia è di poco superiore ai 35.000 euro. La media delle tasse universitarie in Lombardia è di 1.450 euro. Nella provincia di Foggia, giusto per rimanere da noi, ma potrei fare ancora molti altri esempi, supera di poco i 15.000 euro e la media è pari a 608 euro. Se fate la proporzione ci siamo perfettamente, quindi come devo dire, basare questo su, in ultima analisi, quest'ultimo indicatore non fa altro che aggravare sostanzialmente queste caratteristiche. Ultimissima innovazione che a questo punto in qualità di rettore dell'Università di Foggia non posso non fare, questo stride ed è in singolare contraddizione con i risultati invece della valutazione della qualità della ricerca, dove il nostro Ateneo ha ottenuto un eccellente posizionamento, tant'è vero che nella somministrazione di fondi per il fondo di funzionamento ordinario l'Università di Foggia, tranne alcune università tipiche, università per stranieri, si è collocata al secondo posto a livello nazionale e ha perso di meno, perché in realtà vi erano stati proprio sul piano della quota premiale risultati molto brillanti. Allora, senza fare discorsi molto di carattere generale, ma molto concreti e molto pragmatici, ci sono una serie di nodi problematici da affrontare e da risolvere. Ripeto, non perché sia il rettore pro tempore dell'Università di Foggia, ma evidentemente gli investimenti in ricerca, innovazione e sviluppo sono fondamentali per garantire non solo la crescita socio-economica della nazione, ma anche la crescita civile. Grazie. Grazie, dottore. Abbiamo anche tre comunicazioni e conclusioni del Ministro. Abbiamo sforato totalmente. Il Ministro è arrivato qui per noi, quindi dobbiamo anche farlo parlare. Ma alle 19 deve ripartire. Invito quindi gli altri relatori ad essere veramente brevi. Do la parola, e mi scuso con loro, purtroppo. Do la parola a Giorgio Mercuri, Presidente Nazionale di Alleanza Cooperative Agroalimentari, un gruppo che fattura 18,5 miliardi di euro nel settore agroalimentare. Prego. Buonasera a tutti, ringrazio la Fondazione per averci dato questa occasione, ringrazio il Ministro per essere qui questa sera. Cercherò di essere brevissimo perché credo che tutti vogliamo ascoltare l'intervento del Ministro. Due passaggi su quelli che sono i fondi che arriveranno nel Mezzogiorno e alla Puglia del settore agroalimentare. Sicuramente la Puglia da questa rimodulazione, da questa riprogrammazione 2014-2020, sui fondi FES abbiamo recuperato qualcosa, 20 milioni, ma comunque sono 20 milioni in più rispetto al passato 2007-2013. Rispetto a questo, noi siamo quell'organizzazione di rappresentanza del mondo agroalimentare che si aggiunge alla filiera di quella agricola, per cui è il passaggio successivo per valorizzare i prodotti dell'agroalimentare, che riteniamo che per quanto riguarda il fatto di aver fatto spesa, l'ha detto anche l'assessore bilancio, la Puglia ha fatto spesa, quindi sulle risorse FES non ha rinunciato nulla, non è sufficiente, perché fare spesa significa aver utilizzato le somme comunitarie, non significa che poi queste risorse abbiano dato il giusto valore, la giusta crescita a questo territorio. Riteniamo che il 2014-2020 debba essere quella parte dello sviluppo di questo territorio, soprattutto della Puglia, una Puglia ricca di agroalimentare, ricca di
di un paniere che conta soprattutto quei prodotti di massimo interesse dal punto di vista alimentare, sia il momento importante per dare una crescita diversa su quelli che sono gli aspetti dell'agroalimentare del Mezzogiorno. Noi ci aspettiamo degli investimenti nei prossimi anni finalizzati alla presenza sul territorio di imprese capaci di confrontarsi col mercato, di imprese che spendono queste risorse per rinnovarsi, investimenti che portano all'innovazione e alla capacità delle imprese dell'agroalimentare del Mezzogiorno a confrontarsi con quello che è il mercato non solo nazionale ma anche internazionale. Rispetto a questo è chiaro che ci vuole la più grande forza del mondo di rappresentanza agricola che faccia una scelta precisa, non più aiuti a pioggia ma aiuti finalizzati a progetti di filiera, progetti che vadano a valorizzare le risorse, soprattutto quelli che sono i settori. Ci vuole una capacità anche politica di indirizzare il mondo dell'agroalimentare rispetto a quelle che sono le esigenze di mercato, non più su quelle che sono le esigenze esclusivamente aziendali. C'è la necessità di creare in un settore dove già in questi anni abbiamo dimostrato di riuscire a mantenere l'occupazione, di creare altra occupazione. L'altra occupazione si può avere solo esclusivamente creando investimenti che creano valore aggiunto a quello che sono le nostre produzioni. Questo lo possiamo fare perché abbiamo tutto quello che ci serve, naturalmente per questo è quello che è il nostro impegno. Quello che noi chiediamo al governo e quello che chiediamo, e colgo l'occasione della presenza del Ministro, è che naturalmente l'attenzione che troppo spesso si dà all'agroalimentare in genere è un'attenzione di pura facciata, quella di dire l'agroalimentare è il futuro della nostra nazione, può essere quello che dia la svolta e quello che può dare certezze alla nostra Italia, perché il nostro Made in Italy è fatto anche e soprattutto di agroalimentare, ma troppo spesso quando si fanno le scelte di politiche strategiche nazionali viene messo sempre in agenda l'ultimo posto. Su questo credo che bisogna esserci massima più attenzione. L'Italia può uscire fuori da questa crisi valorizzando i settori più importanti, soprattutto l'agroalimentare. A questo naturalmente si devono affiancare tutti gli altri settori. Io faccio fatica a pensare che abbiamo parlato di fondi strutturali, che questi fondi strutturali possano non essere messi a sistema. Non possiamo pensare di utilizzare risorse comunitarie per l'agroalimentare, poi per le infrastrutture, per la ricerca, e ognuno porta avanti un progetto per conto proprio. Come non possiamo immaginare che la crescita di un Mezzogiorno avvenga per regioni. Noi dobbiamo pensare che la strategia per la crescita del Mezzogiorno sia una strategia fatta a sistema con tutte le regioni. Nel passato PSR noi ci siamo trovati con politiche regionali completamente diverse da regione a regione. Non possiamo immaginare che la regione Puglia possa avere politiche strategiche per valorizzare il proprio settore diverse da quella della Campania, della Calabria o della Sicilia. Credo che questo è fondamentale, laddove purtroppo la politica regionale non c'è prima, credo che la politica nazionale debba essere quella che dà gli indirizzi strategici di quelle che sono le scelte del futuro. Noi ci troviamo in questa difficoltà, o cominciamo a fare sistema, non solo dal punto di vista di filiera del mondo che rappresentiamo, ma dobbiamo fare sistema con tutto il mondo che ci circonda e quindi che va oltre a quello che noi rappresentiamo. Rispetto a questo io non posso che confermare l'esigenza delle infrastrutture. Noi possiamo essere, come dire, il Mezzogiorno che deve crescere e poi ci mancano gli strumenti operativi per arrivare in quella parte di Europa che ci dà la possibilità di crescita. Il fatto di poter far arrivare sul territorio quella popolazione che vuole conoscere questo territorio, che possa crescere un settore importante come il turismo, che ci permetta a noi, mondo dell'agroalimentare, di esportare oltre a quella che è la nazione, è fondamentale. Su questo credo che la politica nazionale, quindi Ministro, lei deve dare quel contributo, ci deve aiutare a far sì che questo contributo arrivi per permetterci, come stavo dicendo, affinché una politica di sistema che non riguarda soltanto i settori possa far crescere quel Mezzogiorno che è pronto a fare investimenti diversi dal passato per far sì che non siano più investimenti a pioggia ma finalizzati a strategie e politiche di territorio. Grazie. Presidente del Consorzio Operatori Turistici di Biesse, 2 milioni di presenze, prima città turistica della Puglia nel distretto del Gargano. Prego. Buonasera, innanzitutto saluto con molto piacere il Ministro e tutti gli stimati relatori e ringrazio la Fondazione per questo invito. Buonasera a tutti.
Allora, io ritengo che in questi anni i fondi europei abbiano rappresentato per il Sud e quindi anche per il nostro territorio, per il Gargano in particolare, una grande occasione di crescita, una fonte di sviluppo. Alcune delle nostre aziende, le aziende associate al nostro consorzio, il consorzio di operatori turistici Gargano Mare di Vieste, sono riuscite a sfruttare queste risorse per avviare dei processi di innovazione all'interno delle loro aziende. Pertanto chi è riuscito ad accedere ai fondi ha avviato questi processi di riqualificazione delle strutture ricettive, per cui hanno ristrutturato l'azienda, hanno magari acquistato dei nuovi macchinari, hanno acquistato dei software di gestione alberghiera all'avanguardia, così come magari si sono muniti di sistemi di videosorveglianza ritenuti essenziali nella nostra realtà. Però dobbiamo dire che altre aziende si sono unite nelle cosiddette associazioni temporanee di imprese e sono riuscite ad accedere ai fondi messi a disposizione per l'internazionalizzazione delle imprese. Fondi quindi che hanno consentito a queste aziende di mettere in campo delle grosse azioni di commercializzazione del loro prodotto all'estero. Per cui sono riuscite, grazie a questi fondi, a partecipare ad importanti eventi fieristici, oppure sono riusciti a realizzare degli spot video molto belli che poi sono stati mandati in onda negli aeroporti e nelle stazioni metropolitane, o ancora hanno realizzato delle pubblicazioni in sezioni turismo di importanti test quotidiani nazionali e in Germania. Però accanto a questo, diciamo, positivo esempio di utilizzo dei fondi, non dobbiamo dimenticare quelle numerose aziende che purtroppo non hanno avuto accesso ai fondi, e devo dire che ce ne sono state parecchie. E questo perché? Perché a mio avviso sono rinvenibili una serie di criticità nella normativa di riferimento. Infatti, a mio modesto parere, credo che per esempio la quota di mezzi propri da apportare per far fronte ad un investimento finanziato è eccessiva. Così come anche ritengo che pensare che la erogazione effettiva concreta del finanziamento avvenga esclusivamente a fronte da stato avanzamento lavori, dietro il pagamento, la rappresentazione di fatture quitanzate per un importo pari al 30%, equivale semplicemente a indirizzare il finanziamento a favore di quelle imprese che già da sole hanno una capacità economica tale da poter provvedere alla riqualificazione delle aziende, che magari riuscirebbero a farlo anche senza l'utilizzo di questi fondi. Poi ci sono altri limiti che per esempio mi vengono in mente, è il parametro, quello che spesso viene utilizzato nell'ambito dei requisiti di accesso al bandi, l'indice di occupazione. Parlare di indice di occupazione in un territorio per esempio come il Gargano, che è un territorio a vocazione purtroppo, mio malgrado, prettamente stagionale, equivale già a escludere apriristicamente la partecipazione di aziende ai bandi. Quindi purtroppo credo che in una regione, qual è la nostra, la regione Puglia, dove la spesa per il turismo raggiunge circa il 4% del PIL e che se la paragoniamo alla spesa diretta per il turismo a livello nazionale raggiunge il 5%, capiamo bene quindi l'importanza per questo settore e soprattutto per il nostro territorio, il turismo, questo settore rappresenta la principale fonte di economica, secondo me sarebbe opportuno cercare di apportare dei correttivi, cercare di ampliare un po' la maglia della normativa per far consentire un accesso più diffuso delle aziende ai fondi europei, per permettere loro di innovarsi, di reggere la concorrenza sul mercato attraverso lo sviluppo tecnologico, la riqualificazione. Quindi pensare per esempio a aziende che vengano garantite non da fideiussioni bancarie che spesso sono difficili da reperire e poi se si reperiscono chissà quali costi, ma semplicemente da risorse statali, basta pensare per esempio alle risorse del Medio Credito Centrale, oppure pensare anche di garantire l'accesso ad imprese start-up molto spesso escluse, sono tutti strumenti, tutti correttivi che consentiranno non solo all'azienda di vedersi aggiudicare il contributo, ma soprattutto di vederlo effettivamente concretamente erogato e di vedere giungere l'azienda alla realizzazione dell'investimento per cui è stato finanziato. Quindi ritengo innanzitutto che cercare di puntare e investire sulle peculiarità distintive di ogni territorio è un presupposto necessario che consente di concretizzare quel processo di mutazione strutturale che l'Europa ci chiede e che cercare quindi di favorire la vocazione di un territorio non è altro che poi tra l'altro uno dei presupposti della prossima programmazione europea che mira effettivamente
50.000, e questo è stato quello che noi siamo riusciti a fare senza avere un'infrastruttura, senza una ferrovia, senza un aeroporto nella provincia. Quindi vi lascio immaginare cosa potrebbe significare avere un aeroporto in provincia, e soprattutto adesso in cui è necessario puntare sul mercato estero, perché il nostro mercato interno è in crisi. Ancora, credo sia importante poter andare a investire sulla crescita delle capacità professionali di tutti gli operatori del sistema, e quindi cercando di fare crescere questo professionalmente, ma in tutti gli ambiti del comparto turistico. Così come anche credo che sia molto importante cercare di rafforzare il brand di Agano, che ha perso un po' di ambiente in questi anni, e cercare di commercializzarlo in Italia e all'estero. E non per ultimo, è importante quello di consentire alle aziende di potersi riqualificare insieme alle aziende, servizi anche annessi a queste aziende, perché come ho detto non tutte le mie aziende sono state in grado di fare questa cosa. Quindi in conclusione dico che secondo me in questi anni per il nostro territorio ci sono state numerose occasioni, che però abbiamo perso numerose occasioni, e oggi in questo periodo, in questo momento che stiamo vivendo, un momento di preoccupante crisi, aggravato da questo atteggiamento di chiusura del sistema bancario, atteggiamento che, passatemi il termine, credo sia abbastanza ingeneroso soprattutto nei confronti di noi aziende, penso che l'accesso ai fondi europei sia una grande occasione, forse l'ultima, che però il nostro territorio non può più permettersi di perdere. Grazie.